Quando diciamo Cina, diciamo all'incirca un quinto della popolazione mondiale. Non c'è nessun'altra parte, l'India, vabbè, ma insomma, se poi appunto togliamo solo, se mettiamo Cina e India, abbiamo quasi il 40% della popolazione mondiale. Quindi stiamo parlando di non solo di stati, ma quasi di semicontinenti. Beh, semicontinenti, anche continenti veri e propri, cioè voglio dire, sappiamo che l'Europa ha all'incirca 500 milioni di abitanti, quindi meno della metà della Cina, ecco. E noi siamo un continente, insomma. Quindi dobbiamo tener conto di questo aspetto. Spesso ovviamente non lo valutiamo appieno. Allora, la Cina obiettivamente ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 20-30 anni, inimmaginabili e mai successi nella storia, perché chiaramente è successo nella storia che alcune zone del mondo sono... La sua economia è improvvisamente rifiorita o comunque insomma hanno avuto tassi di incremento, però erano zone piccole del mondo, cioè mai nella storia dell'umanità una fetta così importante della popolazione mondiale è uscita da uno stato di povertà per entrare in uno stato, non dico di benessere, ma quasi. Però tutto questo è avvenuto all'interno di un regime non democratico. Ora, qua entrerebbe tutto un discorso difficile, cioè per un occidentale dire che un regime non democratico è accettabile, insomma, è difficile. Però usciamo un attimo da questa, cioè cerchiamo di avere la mente più sgombra possibile. Il regime democratico ha i suoi lati negativi e ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni si vota e quindi così l'orizzonte che è davanti al politico è sempre un orizzonte di breve periodo, c'è poco da fare, lui può avere in mente, però se dopo 2 mesi gli elettori lo mandano a casa, se ne va a casa. Un regime invece appunto, non democratico come quello cinese, ha potuto programmare questo sviluppo. Quindi oggi la Cina è in una situazione che è stata pensata 20-30 anni fa e alla quale non si è opposto nessuno, non si poteva opporre nessuno perché siamo in una dittatura, chiariamolo, ok? Però una dittatura che aveva che ha, come tutte le dittature, il suo vantaggio, cioè sapere che non sei frenato da delle elezioni e che quindi puoi fare dei piani ventennali, trentennali, come li ha fatti la Cina e come li fa tuttora la Cina. La Cina fa dei piani ventennali. Un presidente statunitense al massimo può essere rieletto una seconda volta, quindi può avere davanti a sé 8 anni, di più no. Non può fare un piano ventennale, trentennale, come invece fanno i cinesi. Quindi diciamo che la Cina ha questo aspetto e ha avuto, diciamo, la grande esplosione dell'economia cinese è stata dovuta appunto ad avere un bassissimo costo del lavoro e quindi è stata tutta improntata all'esportazione, ancora oggi diciamo che la Cina diciamo è la fabbrica del mondo, ma aveva un altro aspetto positivo, no? Che qualora fosse venuta a mancare o comunque a diminuire la spinta dovuta all'esportazione, c'era un mercato interno da sviluppare. Questo è quello che in questo momento la Cina sta sviluppando. Quindi, se anche non avrà tassi di crescita dell'esportazione che ha avuto negli anni precedenti, ha invece tassi di crescita del mercato interno ancora che gli promettono insomma ancora
la possibilità, come è accaduto quest'anno, nonostante tutto quello che è successo, la Cina sarà l'unico stato a non andare in recessione nel 2020. Quindi questo è un vantaggio enorme. Poi si possono fare, adesso io non le faccio perché non sono il tipo, ma si possono così fare tutti i retroscenismi del mondo. Io mi limito a dire che quest'anno, sempre per le previsioni di Fitch, che quindi è una agenzia di rating americana, non sono dati cinesi, cioè dati americani, e la previsione è che il prodotto interno lordo cinese salirà del 2,7%, quando da noi, come ho detto prima, nell'eurozona probabilmente scenderà, non salirà, scenderà, e del 9%, quindi la differenza di 11,7 punti, quasi 12 punti percentuali, è una differenza enorme, ed è a vantaggio della Cina. Cioè, quando la Cina cresceva e faceva più 7, più 8% il PIL, e noi facevamo più 2, più 3%, avevamo una differenza di 6, 7 punti, a volte 5 punti, a volte 4 punti. Adesso abbiamo una differenza di 11,7 punti quest'anno. Insomma, innegabilmente il 2020 è un anno che premia la Cina e penalizza praticamente tutto il resto del mondo.